La società Servizio Idrico SCPA è stata multata dalla Garante della Privacy per non aver avuto un certificato SSL nel loro sito, in particolare nella loro area riservata, mettendo a rischio i dati privati degli utenti. È un'azienda che si occupa della distribuzione dell'acqua nella provincia di Terni e nel loro sito offrono diversi servizi agli utenti. Quali? Non lo so perché non ho accesso alla riservata, perché non sono un loro cliente, anche perché vivo molto lontano. Però posso supporre che ogni utente possa loggarsi e avere accesso ai dettagli della propria utenza, mostrando i propri dettagli personali, nome, indirizzo e roba di questo tipo. Adesso, magari non tutti sanno cos'è un certificato SSL, e quindi è meglio fare una panoramica e spiegare cos'è e poi andare a capire il motivo per cui questa azienda si è beccata una multa di 15.000 euro. E quindi lo vediamo dopo la sigla. You can They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia di questa azienda Servizio Idrico Integrato che si è beccata una bella multa dalla Garante della Privacy. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo. Il protocollo SSL, che tra l'altro non si chiama più così, ma si chiama protocollo TLS, Transport Layer Security, è un protocollo che opera da qualche parte all'interno dello stack TCP/IP di cui vi parlavo in questo video. E se non l'avete visto, andatelo a recuperare. Secondo le specifiche dello standard TSL, opera appena sopra dello strato di trasporto e permette di fare una connessione fra due punti della rete in maniera cifrata. Adesso, per come funziona nel dettaglio, magari ci farò un video dedicato, perché non è semplice, però adesso continuiamo. Quando fu inventato internet, nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe diventato quello che è oggi, e quindi non c'era un approccio che teneva in considerazione la sicurezza delle connessioni. E infatti, i protocolli, quelli più vecchi, tipo HTTP, quello per le mail, o IRC, la trasmissione dei dati fra due punti della rete sono in chiaro. E quindi degli hacker, neanche troppo esperti, possono benissimo intercettare questi messaggi e leggere esattamente quello che viene trasmesso. Quindi, nel caso del servizio idrico integrato, quando vengono mandati i dati alla pagina riservata all'utente con i dettagli in chiaro dei propri dati personali, un hacker può leggerli facilmente. Questo non vuol dire che l'hacker entra nel computer, semplicemente intercetta i messaggi e vede quello che viene trasmesso dal server contenendo i vostri dati personali. Quindi molti protocolli, per esempio quello del web, quindi l'HTTP, mandano tutto in chiaro. E quindi si è pensato, anziché di cambiare questi protocolli, di aggiungere uno strato di crittografia all'interno dello stack TCP/IP, così che le applicazioni continuano a funzionare nel modo in cui continuano a funzionare e in qualche modo la codifica di questi messaggi è quasi del tutto trasparente all'applicazione. Quindi, cosa è successo? Questa azienda, per quanto riguarda l'area riservata, non aveva un certificato SSL. Il certificato SSL non è altro che un documento digitale che viene rilasciato da un'autorità, quindi c'è qualcuno che li rilascia, serve a due scopi. Punto uno, quello di dire che il sito è legittimo e secondariamente permette di inviare comunicazione cifrata fra te che vai su quel sito e il server che ti offre un determinato servizio. E quindi un hacker che si mette a intercettare quella trasmissione non fa altro che vedere una serie di messaggi cifrati e quindi se la prende in saccoccia. Certo, qualcuno potrebbe dire, un hacker potrebbe sempre tentare di decriptare quei messaggi, ma tuttavia impiegherebbe tanto tempo perché non è semplice. Prima o poi ci riuscirà, ma magari noi saremo già morti e quindi chi cazzo se ne frega delle informazioni che ha rubato nel momento in cui io sono sottoterra. Qualcuno potrebbe dire, ma che interesse ha un hacker a rubare i miei dati personali? In realtà hanno molto interesse perché i dati sono il petrolio moderno e infatti gli hacker li utilizzano per fare delle cose un tantinello spiacevoli, tipo furti di identità. Quindi, visto che il sito del servizio idrico integrato non aveva il certificato SSL per quanto riguarda la pagina riservata, si è beccata 15.000 euro di multa per aver violato alcuni articoli della legge europea GDPR. Ha violato l'articolo 5, paragrafo 1, lettera F. Inoltre c'è anche una violazione dell'articolo 25 e, dulcis in fundo, c'è la violazione dell'articolo 32. Ora, in generale, come fate a scoprire se un sito internet utilizza questo certificato SSL, quindi cifra la mia comunicazione? Come vedete qui dietro, basta andare a vedere, quando accedete in un sito, se accanto all'URL compare il lucchetto, c'è un certificato SSL attivo e valido. I certificati SSL hanno una scadenza, di solito durano un anno, e quindi quando scadono la chiave di codifica cambia. Quando c'è un certificato SSL scaduto,
compare questa icona. Quando non c'è un certificato SSL, non compare nulla. Per esempio, se andiamo a vedere il certificato SSL dell'area riservata dell'azienda Servizio Idrico Integrato, vediamo che il loro certificato è stato rilasciato il 20 maggio del 2012 e scadrà il 21 giugno 2023. Quindi sì, dura circa un annetto. Benissimo, pinguini, questa è la storia dell'azienda che si è beccata 15.000 euro di multa per non aver avuto il certificato SSL nel posto giusto. E mi raccomando, se avete un sito internet, non dimenticate di installare il vostro certificato SSL. E io, se fossi in voi, lo installerei indipendentemente dal fatto che il vostro sito tratta o meno dati personali degli utenti. Non si sa mai, è sempre meglio averlo. Benissimo, pinguini, per oggi era tutto. Come al solito, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale, tra cui quelli di programmazione, che vedo che sta andando benissimo. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!